Dal Vangelo secondo Matteo. Un saluto a tutti. Il brano evangelico della scorsa domenica, ricordate, si concludeva con la scena dei 12 apostoli che, dopo aver servito le folle che Gesù aveva fatto adagiare sull'erba verde, avevano raccolto 12 ceste di pani avanzati, evidentemente una cesta per ogni apostolo. E avevo anche fatto notare che Matteo non aveva più parlato dei pesci, agli apostoli era rimasto soltanto il pane. Cosa ne hanno fatto? Lo hanno portato con loro. Dove? Ecco l'interrogativo. Qui l'evangelista Matteo risponde nel brano di oggi con un racconto enigmatico carico di simbolismi biblici che noi cercheremo di comprendere. Gesù darà un ordine ai discepoli, dirà loro dove portare quel pane che, diciamolo subito, è Lui il pane, è Lui la parola di vita, è il suo Vangelo quel pane. Dove lo devono portare? Sentiamo. Dopo il segno della condivisione dei pani, Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Abbiamo sentito che Gesù non ha dato un ordine ai dodici di partire e andare all'altra riva. Non ha dato un ordine. Li ha costretti. Il verbo greco anankazen significa che ha dovuto imporsi, perché loro opponevano resistenza ad eseguire l'ordine. Erano restii a salire sulla barca e a partire da soli per andare all'altra riva. Questa espressione nei Vangeli, andare all'altra riva, significa andare verso oriente. E se noi prendiamo una cartina geografica del lago di Galilea, capiamo che andare verso oriente significa andare verso la terra pagana, dove c'è gente che alleva i porci, quindi gente impura, immonda, e loro hanno con sé il pane che abbiamo detto è Cristo, è il suo Vangelo. Non lo vogliono portare dall'altra parte, vogliono trattenerlo per il popolo santo, il loro popolo, il popolo di Israele. Per comprendere il brano evangelico di oggi, noi dobbiamo rifarci alla situazione che stanno vivendo le comunità del tempo di Matteo, le comunità cristiane che sono afflitte da un problema che le addolora tanto. E questa volta il problema non viene da fuori, non viene dalle opposizioni del mondo pagano, è un problema interno alla comunità. Di che cosa si tratta? Gli Atti degli Apostoli riferiscono che molti farisei si erano convertiti a Cristo, erano entrati nella Chiesa, ma avevano creato seri problemi perché erano rimasti farisei, legati alle loro convinzioni tradizionali, restii ad accogliere la novità del Vangelo. E la grande novità del Vangelo è l'amore incondizionato di Dio per ogni uomo. Loro continuavano a ritenere che le benedizioni di Dio erano riservate ai figli di Abramo. Non avevano capito che l'elezione del popolo di Israele non era contro i pagani, ma in favore dei pagani. In questo contesto, per aiutare a risolvere alla luce di Cristo questo conflitto interno alla comunità, l'evangelista Matteo ha introdotto questo racconto che stiamo esaminando. Si tratta di una pagina di catechesi composta con immagini, con simbolismi biblici che sono ben noti ai lettori di Matteo e che comprenderemo bene anche noi. I dodici quindi
Partono da soli, di malavoglia certo, ma si dirigono verso la terra pagana. Sentiamo come continua adesso il racconto. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. È un po' strano che Gesù non vada con i suoi discepoli all'altra riva e vada da solo sul monte a pregare. Che bisogno c'era di andare su un monte a pregare? Poi viene la sera e lui se ne sta da solo là sul monte. Come cronaca, il fatto ci lascia un po' disorientati e perplessi. Ma se teniamo presente il simbolismo del monte nella Bibbia e nei Vangeli, allora tutto comincia a diventare più chiaro. La pianura è il luogo dove si svolge la nostra vita. Il monte indica il mondo di Dio e salire sul monte significa andare incontro al Signore. I discepoli che vediamo allontanarsi sulla barca sono soli, o meglio, loro si sentono soli perché non hanno Gesù fisicamente con loro. Perché Gesù li ha lasciati? Ce lo dice il racconto di Marco con un'immagine. Perché è venuta la sera, è la sera di Gesù, si è conclusa la sua giornata, la giornata della sua vita, ed è salito sul monte. Adesso capiamo, nel simbolismo di Matteo, di che sera si tratta. È la fine della vita di Gesù che è rappresentata con questa immagine. Lui ha lasciato il nostro mondo ed è entrato nel mondo di Dio e ha salutato la folla, che è il simbolo dell'umanità intera. Ha concluso la sua missione, ha consumato tutta la sua vita donandosi come pane e curando tutte le infermità. E adesso è entrato definitivamente nel mondo di Dio. Ecco perché i discepoli si ritrovano soli. Gesù non è più visibilmente con loro. Lo ripeto, non siamo di fronte a una pagina di cronaca, ma una parabola composta da Matteo con simbolismi biblici per dare una risposta ai problemi delle sue comunità. Vediamo questi simbolismi. La barca è la Chiesa, è la comunità dei discepoli che si sta muovendo sul mare, e il mare è il simbolo di tutto ciò che si oppone alla vita. Sulla barca ci sono coloro che devono portare Cristo, il Vangelo, ad ogni uomo, senza discriminazioni, a qualunque popolo, nazione, cultura, condizione sociale appartenga. Ed è chiaro che il male, rappresentato dall'immagine del mare, si opporrà, tutte le forze negative si coalizzeranno per impedire questa traversata. La barca con i discepoli si muove non nella luce del sole, ma durante la notte, nell'oscurità. Cosa indica questa tenebra? Il libro della Genesi racconta che la prima creatura di Dio è stata la luce. E da quel momento nella Bibbia e anche nel Nuovo Testamento la luce indica sempre tutto ciò che è bello, ciò che è positivo. Salmo 104 dice: Dio è avvolto di luce come un manto. La prima lettera di Giovanni, proprio subito all'inizio: Dio è luce, in Lui non c'è tenebra alcuna. L'oscurità invece e il colore nero che rappresenta l'oscurità sono simboli del regno del male e della morte. Lo Sheol, il mondo dei morti, dice Giobbe, è terra di tenebre, di oscurità. La tenebra quindi che avvolge i discepoli che sono sulla barca è il simbolo del loro disorientamento. Devono eseguire un ordine del Signore, ma sono titubanti, confusi, pare che non vedano più bene dove devono andare.
È un'immagine del momento difficile che stanno attraversando le comunità del tempo di Matteo, non solo, è anche l'immagine della realtà ecclesiale nostra di oggi. Non abbiamo forse la sensazione di essere avvolti dall'oscurità? Siamo disorientati, vero? Tante volte non sappiamo che scelte fare, quali posizioni prendere, come ci dobbiamo muovere, e tante certezze vediamo che sono rimesse in causa e ci chiediamo cosa sarà giusto, che cosa sarà sbagliato. Gesù ha assicurato che le porte degli inferi, cioè il mondo delle tenebre e del male, non avrebbero retto all'impatto con il Vangelo, avremmo sfondato tutte le resistenze. Ma spesso noi abbiamo la sensazione opposta, cioè che il regno del male sia troppo forte per noi, sia invincibile, impenetrabile al Vangelo. E tante volte ci coglie anche il dubbio che il nostro impegno per la causa del regno di Dio non sia più utile. Ecco le notti della nostra Chiesa, le notti degli abbandoni, degli scoraggiamenti, delle opposizioni, delle divisioni che esistono all'interno delle nostre comunità. Ma poi anche a livello personale viviamo l'esperienza di queste notti angoscianti. La vita a volte ci pone di fronte a eventi sconcertanti, a drammi, a lutti, a tradimenti, a ingiustizie, al punto che anche la nostra fede a volte vacilla, entra in crisi e ci chiediamo se valga ancora la pena continuare a comportarci secondo il Vangelo. Ci sentiamo soli. Facciamo l'esperienza inquietante di quello che è chiamato il silenzio di Dio. Non sentiamo più la sua presenza al nostro fianco e nei nostri cuori non sentiamo risuonare chiara, forte, la sua voce. Sentiamo adesso che cosa accade a quella barca che, muovendosi nella notte, sta andando verso la meta indicata da Gesù. La barca, intanto, distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. La barca era sballottata dalle onde. Il verbo greco che viene impiegato è basanizein, che viene da basanos. Cos'era il basanos? Era una pietra durissima che veniva impiegata in Asia Minore per verificare se un metallo era pregiato oppure era qualcosa di vile. Allora lo si sfregava col basanos. Allora qui il significato di questo verbo non è solo sballottare, ma significa tormentare, torturare, mettere a dura prova la resistenza di questa barca. Cosa sono queste onde? Sono le prove che da sempre ogni comunità cristiana deve mettere in conto, le deve affrontare oggi. Quali sono queste onde che ci scuotono e ci sballottano? Le conosciamo bene. Le onde della mondanità, che ti propone come buono ciò che piace, come giusto ciò che fanno tutti, che ti propone come ideale di uomo da applaudire perché ha successo colui che in pratica è un uomo opposto a quello proposto dalle beatitudini di Gesù di Nazareth. E poi sono le onde delle difficoltà che vengono da dentro la Chiesa, le onde degli scandali, della durezza di cuore nell'ascolto della parola di Dio, le onde di quelle tradizioni obsolete che qualcuno ancora si incapponisce a voler mantenere, certe credulonerie che nulla hanno a che fare con il Vangelo. Questo mette a dura prova la comunità cristiana che vuole invece aprirsi pienamente alla proposta del Vangelo. Sono queste le prove che ci fanno soffrire, ma che ci possono e ci devono purificare perché rivelano l'oro della vera fede
e i metalli vili che nulla hanno a che fare con l'oro, l'oro della fede. Sono le onde, lo verifichiamo continuamente, che sbattono anche fuori dalla barca quei cristiani che sono insicuri, indecisi, poco convinti. E poi c'è il vento contrario, non solo le onde, ma l'opposizione del vento. Le comunità cristiane non hanno il vento in poppa del mondo. Nella Bibbia si parla spesso del vento che si abbatte contro le barche, per esempio il Salmo 48, il vento orientale che squarcia le navi di Tarsis. Oppure nel Salmo 107, il vento che provoca sul mare la burrasca, che trascina negli abissi le navi, fa barcollare come ubriachi i marinai. Ecco, credo sia una presentazione molto efficace di ciò che accade anche oggi nelle nostre comunità cristiane. È l'esperienza che tutti noi facciamo e che siamo chiamati ad affrontare. La mondanità non soffia mai a favore del Vangelo. Se di fronte a certe opposizioni ci spaventiamo, cominciamo a dubitare delle scelte che abbiamo fatte, vuol dire che la nostra fede in Cristo è debole e fragile. Ma davvero stiamo affrontando da soli la traversata come pensano i dodici, che ritengono di essere soli, abbandonati, dimenticati da Gesù? Sentiamo. Sul finire della notte, egli andò verso di loro, camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». In tutte le culture dell'antico Medio Oriente il mare era ritenuto il simbolo del male, del demoniaco, della morte. A Babilonia c'era una celeberrima festa, quella dell'anno nuovo, la Chiitu, e durante questa festa, nel giorno più solenne, il sommo sacerdote di Marduk cantava l'Enuma Elish, cioè il racconto mitico della creazione. E in questo racconto viene narrata una lotta titanica fra il dio supremo Marduk e Yam, il mare, immaginato come un mostro che vuole perpetuare il caos e impedire la vita. Troviamo anche nella Bibbia questa immagine mitica del mare come un mostro nemico che viene affrontato dal Signore. Il Dio di Israele però non lo vince al termine di una lotta epica, lo domina in modo molto pacato, con la sua parola. Nel libro di Giobbe, alla fine, Dio interviene per rispondere a Giobbe e a un certo punto gli chiede: «Dov'eri tu quando io creavo il mondo, quando ponevo le fondamenta della terra? Dov'eri tu quando formavo le montagne?» A un certo punto Dio chiede a Giobbe: «Dov'eri tu quando io ho detto al mare: tu giungerai fino qui, non oltre, qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde?» Ecco Dio che tranquillamente domina il mare con la sua parola. È necessario tener presente questo simbolismo per comprendere il racconto che stiamo esaminando. Lo spavento dei discepoli non è causato dalla paura di annegare nelle acque del mare di Tiberiade o del laghetto di Tiberiade. Del resto, loro sono tutti abili nuotatori. L'unico che probabilmente non sapeva nuotare, perché veniva dalle montagne della Bassa Galilea, da Nazareth, era Gesù.
Sono altre le acque che spaventano i discepoli. Loro hanno paura di essere sommersi dalle acque del paganesimo. Temono di andare incontro al fallimento della loro missione. È la situazione delle comunità della fine del primo secolo e anche la situazione delle nostre comunità di oggi. In questa situazione drammatica, ecco che compare Gesù, che cammina sulle acque del mare. Viene ricordato due volte questo fatto perché è molto importante. Lui non teme queste onde che invece spaventano i discepoli. Lui cammina tranquillo sulle sue acque, le calpesta come chi può serenamente porre il nemico sotto i suoi piedi. Chi è costui? Ce lo dice il libro di Giobbe. Solo Dio cammina sulle onde del mare, si dice al capitolo 9, versetto 8. I discepoli lo vedono, ma non lo riconoscono, credono di avere a che fare con un fantasma. Matteo non sta raccontando un fatto materiale, sta descrivendo con immagini bibliche la situazione delle comunità cristiane che sono tormentate da tante prove, sono angosciate da dubbi e soprattutto sono disorientate per il fatto di non avere più visibilmente con sé il Maestro che avrebbe infuso in loro sicurezza, coraggio. L'Evangelista vuole illuminare queste comunità e le nostre comunità e per questo richiama loro una verità che loro conoscono molto bene e che dovrebbero sempre tenere presente. Il risorto non si è allontanato e non le ha abbandonate al loro destino. È al loro fianco sempre, come ha promesso fino alla fine del mondo, non fisicamente, come quando percorreva le strade della Palestina, in modo diverso ma non meno reale, anzi, adesso può essere a fianco di ognuno perché non è più condizionato dai limiti dello spazio e del tempo. Prima, quando era a Nazareth, non era a Cafarno. Quando era a Cafarno, sua mamma lo sentiva lontano, adesso non più, perché tutti i limiti dello spazio e del tempo sono crollati. Però non va confuso con i fantasmi. Nel giorno di Pasqua, quando è risorto si presenta in mezzo ai discepoli riuniti, loro si spaventano, sono stupiti, credono di vedere un fantasma. È lui, ma in una condizione completamente diversa e gli occhi materiali non lo possono vedere. Soltanto lo sguardo della fede è in grado di riconoscerlo. Proviamo a chiederci: siamo realmente coscienti di questa presenza reale del risorto accanto a noi, oppure questa presenza è piuttosto vaga, molto evanescente, un po' come quella di un fantasma, difatti non incide poi realmente nelle nostre scelte? Non lo sentiamo realmente presente e allora non c'è da meravigliarsi che nei momenti difficili, sentendoci soli, noi ci spaventiamo. E adesso Matteo introduce nel racconto che troviamo anche in Marco, lo troviamo anche in Giovanni, questo racconto di Gesù che cammina sulle acque. Ma solo Matteo introduce adesso una strana richiesta di Pietro a Gesù. Ascoltiamola. Pietro allora gli disse: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede,
perché hai dubitato? La domanda di Pietro non è soltanto strana, è del tutto inverosimile. Come fa un nuotatore provetto come lui ad avere paura di affondare nelle acque del lago di Galilea? Qui siamo all'apice del simbolismo di questo racconto. È un'altra la paura di Pietro. È quella che, donando la vita come Gesù chiede, venga poi inghiottito per sempre dalle acque del mare che è la morte. È un'immagine che ricorre nella Bibbia questa. Il salmista, l'autore del Salmo 18, racconta il dramma che lui ha passato quando è stato colpito da una malattia mortale e la descrive così: mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti infernali, quelli dello Sheol, le onde del mare stavano per sommergermi. Eccola, la paura di Pietro è questa. Se io vado verso Gesù, cioè se io faccio ciò che lui mi chiede, cioè di donare la vita come lui ha fatto, non la perderò e non verrò quindi inghiottito per sempre nelle acque della morte e alla fine potrei rimanere con il rimpianto di non essermi goduto la vita come fanno i pagani? Questa è la paura di Pietro, quella di donare la vita. Pietro lo sa che Gesù non è stato inghiottito dalle acque della morte. Questo racconto è stato composto dopo che i discepoli hanno fatto l'esperienza del risorto. Ma Pietro vuole essere certo che anche a lui accadrà la stessa cosa che ha visto accadere per Gesù, cioè l'ingresso nella vita, nel mondo di Dio. E Gesù difatti lo invita ad andare verso di lui, gli chiede di fare ciò che lui ha fatto e Pietro tenta, ma poi comincia a dubitare di aver fatto la scelta giusta, comincia ad avere paura. Pietro è l'immagine della nostra condizione di discepoli incerti, esitanti, noi che crediamo in Gesù ma fino a un certo punto, poi a un certo momento non ci fidiamo più, donare la vita ma proprio tutta, no, a un certo punto un po' vogliamo anche trattenerla per noi. Il dubbio non è che Gesù non abbia ragione, che il dono della vita per amore non sia la scelta giusta, bella. Il dubbio è un altro. Riguarda il fatto che noi non ci sentiamo così sicuri di potercela fare fino alla fine. E allora cosa fa Pietro? Chiede aiuto al Signore. È ciò che siamo invitati a fare noi. Lui ci può dare questa forza che è il suo spirito per vivere la vita donata come lui ha fatto. Questo dubbio, dice Gesù, è il segno di una scarsità di fede. Ce n'abbiamo un po', ma non proprio tanta. Di lui ci fidiamo, ma solo fino a un certo punto. Forse Pietro era meglio che non uscisse dalla barca, che stesse insieme con gli altri discepoli. Era un'altra la scelta che avrebbe potuto fare. Sentiamo. Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: davvero tu sei figlio di Dio. Sono tanti i momenti bui che dobbiamo attraversare nella nostra vita e sono tante le burrasche che scuotono la barca della Chiesa. Cosa fare in questi momenti? Pietro fa la scelta di uscire dalla barca. Avrebbe dovuto rimanere con i suoi fratelli e fare quel che Gesù gli aveva detto: conferma nella fede i tuoi fratelli. È questo il compito che Gesù gli ha affidato. Lui è uscito dalla barca, doveva accogliere Gesù nella barca, cioè far prendere coscienza a tutti i suoi fratelli che il risorto non è un fantasma, è una presenza reale la sua nella comunità cristiana e nella vita di ognuno di noi.
Il messaggio che ci viene dato in questo brano è proprio questo. Nei momenti difficili della tua vita, nei momenti burrascosi della Chiesa, accogli il Vangelo, accogli Cristo nella tua vita, accogli Cristo nella vita della Chiesa e ti renderai conto che allora le burrasche si placano. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.